Ok, oggi è un'inquadratura un po' così, ma non facciamoci caso. Oggi ti parlo, ovviamente postazione DVD, di film. Allora, ti parlo di uno dei miei film preferiti, molto vecchio, tipo che non so neanche se si trova ancora in DVD. Il film in questione è Annie. L'hai mai visto? Ci hanno fatto anche dei musical, mi pare. Annie è la storia di questa orfanella che vive appunto in questo orfanotrofio e del cane Sandy, fantastico, un bastardino che la segue nell'orfanotrofio. Ovviamente all'interno dell'orfanotrofio c'è la solita iena che non vuole bestie e tantomeno bambini, però è costretta perché altrimenti non avrebbe lavoro. E è un film ricco di canzoni, canzoni che non puoi fare a meno di non canticchiare. Canzoni che, tra parentesi, vabbè, oltre ad avere dei testi carinissimi, sono anche canzoni che davvero impari. Cioè, la seconda volta che vedi il film, già comunque le sai. E vorrei canticchiartene qualcuna, ma secondo me faccio delle figure di merda. Vabbè, comunque, bando a la parte musicale della cosa. È veramente un film molto, molto, molto carino. Un film che io ho visto e stravisto non so più quante volte. Da bambina mi ricordo, lo guardavo ogni volta, che lo trasmettevano in TV. Diventata più grande, ho trovato su IBS, perché sai che io, a vedere IBS dovresti darmi un premio perché ti faccio anche pubblicità. Ho trovato il DVD e immediatamente l'ho preso perché cioè, lo adoro e l'ho visto e stravisto. Comunque, ti leggo la trama perché detta come te l'ho detta io, secondo me non ci hai capito un H. Comunque, Andy è la storia di una coraggiosa ragazzina dai capelli rossi che sognava la sua vita fuori dall'orfanotrofio in cui risiede. Un giorno Annie viene scelta per andare a passare una settimana con il famoso e ricchissimo papà Warbucks. Ma qualcuno si intromette tra Annie e la sua felicità. Miss Hannigan, che è poi la iena. Allora, questo è Warbucks e questo è Miss Hannigan. Fa troppo ridere anche lei, comunque, vabbè. Un'ubriacona, oltretutto, vabbè. La direttrice dell'orfanotrofio, appunto, che farà di tutto per metterle i bastoni fra le ruote. Divertitevi ad ascoltare tutte le indimenticabili canzoni di questo storico musical. Aprite il cuore all'amicizia e al buon umore, lasciatevi trascinare dal contagioso ottimismo della piccola Annie. Cioè, questo. Allora, se ti piacciono i film musicali, se ti piacciono comunque i film che arrivano al cuore, toccano il cuore, non puoi non guardare Annie. Cioè, veramente fantastico. Compralo, guardalo, affittalo, fai qualsiasi cosa, cercalo in streaming, non mi interessa, ma guardalo perché è stupendo. Ciao, alla prossima e buona visione.